serata dai campi dell'Olmo Ponte. Iniziamo questa settimana, oltre a seguire le giovanili dell'Arezzo, a seguire anche le vicende dell'Olmo Ponte, in particolare della squadra esordienti A 2007. Quest'oggi tra l'altro gara contro l'Amaranto Football Academy. Si giocherà in tre tempi di 20 minuti, è la giornata numero 3 di questo campionato provinciale. Tre tempi da 20 minuti, ogni tempo avrà un risultato, la squadra vincente prenderà un punto, in caso di pareggio un punto a testa, ovviamente 0 punti per la sconfitta, quindi la sommatoria dei risultati dei singoli tempi poi darà anche il risultato finale, con l'aggiunta anche della vittoria negli shootout che anticipano l'inizio del primo tempo e del secondo tempo, e che quest'anno prevedono anche una novità, mentre fino all'anno scorso si dovevano calciare tutti i giocatori lo shootout e poi terminava in questo modo quello che appunto era il tipo di gara iniziale, e da quest'anno invece ci sarà 3 minuti per battere gli shootout, e quindi sarà anche una prova non solo di tecnica nel far gol ma anche di velocità. Più shootout si battono in 3 minuti e più ovviamente c'è la possibilità di portarsi a casa il risultato. Andiamo a vedere le formazioni complete, si gioca 9 contro 9, questa è la formazione completa, cominciamo dall'Olmo Ponte con Neri, Fabbri, Grilli, Minucci, Cirillo, Maddaloni, Meacci, Scotti, Zupa, Meazzini, Fabbri, Massini e Murro. Matteo Fabbri con l'11 e Lorenzo Fabbri con il numero 2. Vediamo anche l'Amaranto Academy con Andreini, Bidini, Broccatelli, Maccioni, Govettini, Alusciai, Gallorini, Lovari, Bacis, Cucuini, Capecchi, Mulinacci e Forcini. Arezzo Academy allenato da Giorgio Contu, mentre sulla panchina dell'Olmo Ponte c'è Andrea Menghini, con l'Olmo Ponte che vedete alla nostra sinistra e l'Amaranto Academy alla vostra destra. Quindi sta per battere, saranno shootout in contemporanea come ormai tradizione, quindi attendiamo i 3 minuti che stanno per partire, con cui appunto le due squadre dovranno cercare di realizzare più gol possibili. Sembra che ormai sia quasi tutto pronto e si parte con Zupa che va a tentare la prima realizzazione che c'è, mentre dall'altra parte parato il rigore di Alusciai. Vediamo il secondo tentativo dell'Olmo Ponte con Francesco Grilli, c'è ancora il gol, dall'altra parte Lovari. Mentre si continua a segnare, siamo 3-1. Minucci parato. 3-2 per il gol di Broccatelli per l'Amaranto Academy. Maddaloni Olmo Ponte, 4-2. Rovettini fuori. Miacci. E c'è il gol. 5-2 in favore dell'Olmo Ponte. Miazzini. Gol 6-2, mentre c'è stato il palo della Arezzo Academy, parato il rigore di Matteo Fabbri, finisce dentro invece quello dell'Academy, 6-3, ancora rigore parato, mentre Zupa, siamo 7-3, e poi parato il rigore di Forciniti, mentre Francesco Grilli fa ancora gol, 8-3, e fuori il tentativo di Broccatelli. Adesso io 1-1. Il gol dell'8-4, mentre siamo 9-4 con la trasformazione di Lorenzo Fabbri. 9-5, bel gol di Alusciai per l'Academy. 10-5, ha segnato anche Minucci. Scartato il portiere, 10-6, ma siamo già 11-6 per il gol di Maddaloni. Meacci fuori. Gallorini, parato ancora. Tantissime parate di Davide Neri per l'Olmo Ponte, che sta andando verso la vittoria con un discreto vantaggio. Dovremmo essere sul 13-7 adesso con il gol di Bidini. Parato il tentativo di Francesco Grilli, gol ancora di Alusciai e ancora rete da parte di Grilli. Ancora Davide Neri l'aveva presa sull'esecuzione di Bidini. Ponte che continua a segnare, qui Forciniti è sfortunato nell'esecuzione, vediamo che ci prova Broccatelli che fa gol. Ormai sembra l'Olmo Ponte aver, possiamo dire, ipotecato questo primo succo, questo primo duello agli shootout. Bella qui l'esecuzione di Mattia Meacci,
ci riprova Marco Miazzini e ancora gol. Prova Gallurini per l'Academy, mentre stavolta la parata è di Andrini su Fabbri. Finisce qua con la vittoria dell'Olmo Ponte in questo primo duello con gli shootout. Finiti 3 minuti, diverse realizzazioni per l'Olmo Ponte. E ora tra poco ci sarà la prima frazione da 20 minuti con Olmo Ponte Arezzo Academy, questa terza giornata del campionato esordienti provinciali, che tenteranno a dire la vita. Sicuramente è una partita piacevole, divertente. Adesso ultimi particolari prima di cominciare, c'è l'abbraccio della squadra dell'Olmo Ponte. Ricordiamo la formazione con Davide Neri, Lorenzo Fabbri, Francesco Grilli, Tommaso Minucci, Giovanni Cirillo, Niccolò Maddaloni, Mattia Meacci, Guido Scotti, Federico Zuppa, Marco Miazzini, Matteo Fabbri, Stefano Massini, Alessandro Murro. Per la Maranto Academy, Giorgio Andrini, Tommaso Bidini, Pietro Bruccatelli, Federico Maccioni, Alessandro Covetini, Eder Allusciai, Nico Gallurini, Lorenzo Lovari, Manuel Bacis, figlio d'arte, Michele Bacis, Giovanni Cucurini, Edoardo Capetti, Matteo Molinacci e Mirko Forcinini. Dovremmo esserci con il primo tempo, 3 tempi che abbiamo detto da 20 minuti ciascuno. E allora sarà la Maranto Academy a dare il via a questa prima frazione. Arriva il fischio dunque d'inizio. Si parte. Primo pallone toccato da Lovari per l'Academy. Palla che torna allo stesso Lovari, che prova ad andare in mezzo. Buon recupero di Maddaloni. Minucci, parte il pallone in avanti. Tentativo di scatto di Mattia Meacci, pallone che è finito fuori, già rimesso in gioco dall'Academy. C'è la pressione però da parte di Maddaloni, Academy che cerca di ripartire in velocità, prova a svoltare Lovari, prova un'altra finta, ancora Lovari, Lorenzo Fabbri, buon intervento difensivo, poi arriva l'aiuto anche di Matteo Fabbri, alla fine c'è il fischio, c'è il calcio di punizione in favore della Maranto Academy. Duello qui dai due numeri 11, Matteo Fabbri e Manuel Bacis. Calcio di punizione con Lovari, che andrà col destro a cercare l'area di rigore. Palla che arriva, c'è un colpo di testa, pagata di Davide Neri. Tentativo di esecuzione dentro l'area. Prima parata dunque di quella di Neri di questo primo tempo, che si gioca da 1 minuto e mezzo. Lo stacco di Bidini, quello di Maddaloni, era indirizzato verso Zuppa, rilancio in avanti, c'è il colpo di testa di Allusciai, Forciniti, lo attende Grilli, Forciniti prova ad andare via, pallone che esce, rimessa per l'Olmo Ponte, ancora Forciniti che mette il pallone in fallo laterale. Un'altra rimessa per l'Olmo Ponte con Grilli, Zuppa, pallone che Bruccatelli aveva intercettato, poi Lovari lo trova lì in mezzo, ancora Lovari, iniziato molto bene, cerca il pallone in avanti, non è fortunato qui nel controllo all'Usciai, poi ripiego difensivo ancora di Maddaloni, Neri, suo rinvio. Ci sarà la ripresa ancora per la Maranto Academy con Gallurini. Bidini, Lovari, può avanzare Lovari. Deve ripartire da dietro l'Academy, dietro passaggio di Rovettini verso il portiere Andrini. Se la cava con i piedi, l'Olmo Ponte che prova in pressione, qui ci aveva provato Miacci. Poi cerca
all'Ushuaia, Shadaga Lovari, molto bene Lovari ancora l'apertura verso Bacis, le finte di Bacis, Bacis prova a rientrare, non passa, Matteo Fabbri con l'aiuto del suo capitano riesce a tentare di uscire con l'aiuto di Lorenzo Fabbri, capitano, però l'Ushai continua a premere, prova a passare, recupero in fallo laterale qui da parte di Marco Miazzini, c'è la rimessa con Rovetini, cerca l'Ushai di controllare. Lorenzo Fabbri con lo scambio con Matteo, di nuovo Lorenzo, abile quindi a trovare la rimessa da fondo campo per il suo portiere Davide Neri, 0-0 dopo 4 minuti. Esce Miazzini, abbiamo visto un po' dolorante nella situazione di gioco precedente. Si ricomincia con Lorenzo Fabbri all'uscia in pressione. Matteo Fabbri prova a passare, non si apre il corridoio che avrebbe voluto. È entrato Guido Scotti nell'Orbo Ponte mentre all'uscia prova a destreggiare. Ottimo recupero di Lorenzo Fabbri qui. E poi Maddaloni, la pressione di Broccatelli, Lovari, retropassaggio verso Rovetini, Bidini, buon giro palla dell'Academy, Lovari apre bene verso Bacis che prova a rientrare, ancora su di lui Lorenzo Fabbri, Lovari, Lovari fa girare Rovetini, l'apertura ancora per Bacis, Bacis, Rovetini, prova a mettere il pallone dentro dove c'era all'Ushai, conclusione di Broccatelli, palla fuori, bella comunque la trama della Arezzo Academy, partita bene questi primi 5 minuti la squadra di Giorgio Contù, recupero di Gallorini per ancora l'Academy, fermato, poi Scotti, lascia di andare molto bene Scotti, vediamo Robbo Ponte che si riversa nella metà campo dell'Academy, ancora Scotti prova a passare di forza, Rovetini prova anche la rimessa, quindi si prende la rimessa, stiamo lì, vedi, pallone verso Lovari con Scotti che lo mette fuori e quindi ci sarà un'altra rimessa. Broccatelli, Lorenzo Fabbri, Olmo Ponte che cerca ancora il pallone in profondità, Rovetini ha provato a intervenire, poi c'è Bidini, ha chiamato palla portiere Andrini. Dai Fede, dai, dai! Maddaloni, verso Scotti, chiude Broccatelli, prolunga di testa l'Ushai, attenzione a Forciniti che prova ad andare, lo scambio con Broccatelli, ancora l'Ushai, di nuovo Forciniti, buon controllo, ancora buona la giocata, prova a mettere dentro, c'è una palla che arriva a Lovari, bravo Scotti nel respingere, poi palla di Zupa, era buona questa palla di Federico Zupa, pallone in profondità qui tentato da Mirko Gallorini con il pallone che è andato a finire fuori, e queste partite ci permetteranno comunque di avere uno spaccato interessante anche su questa annata 2007, visto che vedremo all'opera un po' tutte le squadre. Broccatelli cerca il tiro con palla che va fuori. Dopo questo primo tempo ci sarà la seconda tornata di shootout che poi sommati alla prima daranno il punto relativo agli shootout di questa partita per comporre il risultato finale. Prova qui a passare Grilli, ci sarà la rimessa per lui, sponda di Zupa, Maddaloni,
Lorenzo Fabbri. Bacis prova ad andare via, Lorenzo Fabbri però fa scudo molto bene e quindi protegge la rimessa dal fondo. Palla di Minucci, c'è il controllo di Lovari, lo slalom di Lovari, ancora un altro, grande finta, conclusione, qui ha salvato tutto Minucci, la palla probabilmente era diretta in porta, mentre ora Zupa va a cercare lo scatto di Matteo Fabbri. E Lovari prima doppia finta, molto bella, mentre qui invece in fase difensiva molto bravo Novitini, poco fa nel preparazione, Bacis, buon recupero di Maddaloni. Poi si inserisce Scotti, fa buona guardia Bacis e ancora Rovetini che va a chiamare in causa Andrei, portiere la ridà a Alessandro Rovetini. Lovari, poi Maddaloni, ruba palla ancora Lovari col sinistro, bella palla verso Alushai, vediamo se riesce nel controllo, ma ancora sontuoso qui Lorenzo Fabbri. Poi Mattia Fabbri, molto bravo anche lui. Bacis, Alushai, ecco Broccatelli, c'è Lovari però, Lovari deve superare Scotti dietro per Bidini, lo slalom, Bidini passa, conclude Bidini, sopra la traversa, bella giocata, con conclusione di Bidini, capitano della Maranto Academy. Arezzo Football Academy. Siamo alla metà del primo tempo, sempre 0-0. Ancora Lorenzo Fabbri che cerca di andare. La presa di Andrini. Bidini. La pressione in questo caso di Mattia Meacci. Maddaloni, intercetta palla. Grilli. C'è la pressione di Forciniti, Grilli. Rientra Forciniti, lo Grilli aiutato qui da Minucci. Zupa prova la sponda, che però serve Lovari, che può andare Lovari dentro a cercare Alushai, che non riesce a trovare la palla, e poi c'è stato il recupero difensivo da parte di Grilli con il pallone che è andato in fallo laterale. Arriva la battuta Govettini, cerca il solito Alushai. Chiaramente si muove molto lì davanti a Lushai, prova a sgusciare via, non trova Lovari, arriva Bacis, buon controllo di Bacis, prova a affondare ancora Bacis, Scotti, Lovari, sinistro di Lovari, altra deviazione e calcio d'angolo. Calcio d'angolo per l'Arezzo Football Academy. Il primo di questo primo tempo sullo 0-0 ancora. Va Lovari, palla che arriva, c'è il colpo di testa e gol! C'è il gol dell'Arezzo Academy che è passata in vantaggio proprio con il suo capitano Tommaso Bidini che ha schiacciato molto bene. E dunque su calcio d'angolo, bel colpo di testa di Tommaso Bidini e dunque c'è il gol dell'Arezzo Football Academy che passa in vantaggio in questo primo tempo. Bacis molto caparbio, aveva rubato palla, c'è però Matteo Fabbri, poi Zupa, ancora Zupa, prova ad andare molto bene, cercava Matteo Fabbri, era un'ottima idea, palla troppo profonda, fattore del gol, Bidini, Rovetini, Bidini, attenzione a Zupa, in agguato, Broccatelli, ruba palla a Scotti, vuole calciare Bidini. Maddaloni non riesce ad allargare verso Meacci che cerca poi di recuperare, c'è la partenza da parte di Gallovini, fallo laterale. La battuta di Grilli. Ancora
Bidini, poi c'è Scotti. Bacis, ottimo aggancio, poi cercava qui dentro Broccatelli la palla verso Allusciai. Nell'anticipo il portiere Neri ha fatto solo il pallone. Lorenzo Fabbri, Maddaloni. Bravo! Lo stacco bello di Zupano, riesce a agganciare Matteo Fabbri. Dai! Bravo Fede! Si è messa battuta ancora verso Bidini, ma Zupa impressione, saluto Scotti. Bravo qui nel recupero Pietro Broccatelli per l'Academy. Grilli, Forciniti in pressione, arriva Allusciai, ancora Forciniti, attenzione che stanno arrivando dentro sia Bacis che Lovari. Palla forse salvata da Grilli, sì. Vai via, vai! Gallurini, ancora ripiego di Minucci, poi Allusciai cerca il tiro con palla fuori per Eder Allusciai. Dai dai ragazzi! Oh! Al 14esimo, mancano 6 minuti. Maddaloni, pressione, palla che si alza, la deve tenere lì Lorenzo Fabbri, di testa la controlla sulla pressione di Lovari. Ancora Lorenzo Lovari, poi però viene servito Bacis che cerca lo slalom su Maddaloni, ancora sgusciante Allusciai, si gira. Buon recupero. Ancora la giocata di Lovari, Lovari, palla che passa sotto le gambe di Lorenzo Fabbri, ancora Lovari mette dentro, ancora una grande giocata di Lovari, poi Bacis, ottimo recupero di Lorenzo Fabbri, poi Zupa all'indietro, Scotti. Mattia Meacci fermato dall'uscita di Gallurini che se ne va via molto bene, ancora Gallurini mette in mezzo, Allusciai tutto solo e la palla finisce in gol per il raddoppio. Bellissima azione da parte dell'Academy, soprattutto la salita di Mirko Gallurini a destra e poi ha dato un ottimo pallone in mezzo dove Allusciai è stato altrettanto bravo a deviare in porta e quindi c'è il gol del 2-0 al quarto d'ora. Con Allusciai dopo il primo gol di Bidini. Recupero vincente qui di parte di Matteo Fabbri, no c'era il fallo secondo subito arbitrale, quindi Matti, si riparte dai! Con Manuel Bacis. Bravo! Scotti, Forciniti, bravo Forciniti all'indietro verso Bidini, c'è la pressione lì davanti di Zupa, Broccatelli, ottima la chiusura qui difensiva dalle parti di Grilli che è intervenuto bene, ancora lui evita Forciniti, ma c'è sempre Broccatelli in seconda battuta. Ancora la giocata di Gallurini che cerca di trovare Lovari, è arrivato Scotti, poi Fabbri allontana, i due Fabbri che hanno provato a ripartire, Lovari che recupera l'ennesimo pallone e poi il primo che si avventa sulla palla, anche se c'è Lorenzo Fabbri, Lovari lo salta ancora, grandissima giocata di Lovari che si guadagna gli applausi, meritatissimi, davvero bravo Lorenzo Lovari. Zuppa. Ecco il pallone, vediamo se ce la fa Miacci. Miacci e Gallurini. Un Gallurini che sembra aver avuto la meglio, la palla sta andando sul fondo. Siamo al 17esimo, quindi mancano 3 minuti alla fine della prima frazione. Insieme tutti gli attacchi. Nel Baghezzo Academy in vantaggio 2-0. Bravo! Come detto, ogni tempo sarà un risultato a parte, quindi il risultato finale non sarà la somma dei gol di tutti i tempi, ma appunto ogni vittoria varrà un punto. Ancora qui una giocata
davvero eccezionale da parte di Porciniti, molto bravo. Ancora lì sulla destra ha trovato un'altra deviazione, quindi si riprenderà dal calcio d'angolo con l'Academy che chiude in avanti questo primo tempo. Mancano 2 minuti, ancora Lorenzo Lovari, autore insomma di grandi giocate in questi primi 20 minuti, le ultime che abbiamo visto sulla sinistra davvero belle. Ecco il pallone che si alza molto, c'è Broccatelli che va di testa, la presa di Davide Neri. Porciniti cerca di rientrare, Bidini avanza, conclusione di Bidini, palo, palo pieno per Tommaso Bidini, gran tiro dalla distanza, sfiora il terzo gol l'Academy. Poi Gallorini, Lovari, provava ad andare via qui a Maddaloni, ancora Lovari, stavolta è Grilli su di lui, Lovari prova a passare ancora, solo contro 3, deve trovare aiuto dietro con Porciniti che va dal portiere Andreini. 50 secondi alla fine della prima frazione. Manuel Bacis prova lo scambio qui con tentato con Broccatelli, Bidini, poi Lorenzo Fabbri, Matteo e Lorenzo Fabbri con il tentativo di partenza di Bacis, Matteo Fabbri ancora, Maddaloni prova ad andare via Lovari, l'operazione riesce, ancora Maddaloni cerca di lanciare Zupa, Zupa cerca a sua volta Miacci, intercetta Gallorini che prova a venire su, qua Gallorini, palla che per Lovari, Lovari c'è largo Bacis, eccolo, Bacis, Lovari, 20 minuti che spaccano adesso, Rovetini, Bacis, palla che sta andando in fallo laterale, Scotti, poi Matteo Fabbri e finisce qua il primo tempo, 2-0 per l'Academy, gol di Bidini, di Alushai per l'Academy che dunque prende il primo punto di questi 3 tempi, a tra pochissimo. Allora, prima dell'inizio del secondo tempo, seconda tornata degli shootout, prima tornata si era aggiudicata Noelmo Ponte, vediamo adesso, si riparte con i 3 minuti, quindi più gol si fanno in 3 minuti, questo è un po' il senso di questi shootout. Si va, Zupa, c'è il gol, 1-0, pagato il tentativo di Alushai, pagato l'Olmo Ponte e pagato anche dall'altra parte, quindi si rimane 1-0, poi Cirillo pagato, gol invece, per, anzi siamo con adesso il gol di Bidini per quanto riguarda l'Academy. Mentre era stato Maccioni a segnare ancora prima per l'Academy, mentre ora va a provarci con gol Manuel Bacis. Minucci gol e gol anche di Mulinacci per l'Academy, mentre Maddaloni scavalca il portiere e fa gol dopo aver superato il portiere Cucuini in questo inizio di secondo tempo. Ancora Lusciai che fa gol, così come fa gol Bidini, Lovari, palo sfortunato, mentre Zupa bene per l'Olmo Ponte, adesso il gol da parte di Lorenzo Fabbri, ancora per l'Olmo Ponte, poi Maccioni in gol, tiro alto di Cirillo, siamo alla metà
di questi shootout. Vediamo il tentativo di trasformazione con palla alta di Gallorini, mentre la conclusione vincente di Minucci, mentre Bacis fa gol, così come lo fa Maddaloni, ancora slalom vincente di Mulinacci, ancora gol, fuori invece il tentativo di Minucci, rete per l'Academy di Capecchi, così come Zupa, Forciniti, stavolta ha saltato secco il portiere Massini e Cucuini, dunque i portieri in vista di questo secondo tempo, ancora Lusciai che fa gol mentre ha preso la traversa Lorenzo Fabbri, Cirillo ancora in gol. Bel gol di Scotti, così come Lovari, Bidini che segna, e segna anche Tommaso Minucci. Mancano 30 secondi, non ce la fa qui a tenerla in campo Bacis. Maddaloni, bravo per Romo Ponte a metterla dentro. Fuori invece il tentativo di Murru. Dovrebbe aver fatto anche Mulinacci. Niente da fare per Zupa, mentre Forciniti forse ce la fa. No, 3 minuti, finisce qua. Quindi shootout che sono conclusi. E adesso ci sarà il secondo tempo. Quindi questo tempo che partirà dallo 0-0 dopo il 2-0. Con cui sarà chiuso per l'Academy la prima frazione. Stavolta sarà Olmo Ponte a dare il calcio d'inizio. Questo campionato esordienti provinciali 2007. Pronto, si attende solo l'ok per iniziare questa ripresa. Un po' troppi palloni in campo adesso, allontanati. Federico Zupa che batte il calcio d'inizio, si ricomincia, Maddaloni, cercato qui l'apertura verso Lorenzo Fabbri, con l'Academy, con Bacis fermato, ecco Scotti che prova a passare bene, Zupa ancora all'indietro, Maddaloni cerca una sorta di conclusione con palla che finisce alla destra del portiere Cucuini, con Academy che cerca di ripartire. Buona salita qui di Lorenzo Fabbri, Zupa, ancora Zupa, Scotti, Grilli, non passa l'apertura che era diretta verso Giovanni Cirillo, lo stacco di Maddaloni, insegue la palla Minucci con l'aiuto anche di Alessandro Murru, portiere Massini, Lorenzo Fabbri, di nuovo Maddaloni, in avanti Murru, Fabbri 1-2 con Zupa, intercetta Bidini e sarà fallo laterale, Olmo Ponte che
prova a iniziare con più decisione questo secondo tempo. Zupa. Ancora Zupa, poi Scotti. Scotti è riuscito bene, poi c'è una deviazione che favorisce Cirillo. Lovari. Portiere Cucurini, poi con l'aiuto di Bidini, Maddaloni tocca, prova all'usciaia a trovare un varco, comunque ha trovato la rimessa laterale. Minucci. Vai Giova, vai, vai! La rimessa che viene battuta da Mulinacci. Bidini. Deviazione, pressione vincente di Scotti per un attimo, poi Lovari. Cerca lo slalom Lovari. Ancora Lovari. Burru. Scotti. Deviazione ancora di Murru su Murru, quindi è la rimessa. Capecchi cerca di passare, non trova Bacis, ha trovato invece il recupero l'Academy, non aggancia all'usciai. Ancora Minucci. Murru in avanti. Tentativo di Zupa, tocca Lovari, ancora Maddaloni, poi ha mancato la palla, Mulinacci cerca di andare Cirillo, arriva Zupa, molto bene, conclusione di Zupa, una larga di poco, conclusione di Federico Zupa, sul recupero di palla negli ultimi metri, Maddaloni. Lasciava andare via bene Federico Maccioni per l'Academy, pressione buona in questa ripresa per Olmo Ponte. Grilli ha cercato di trovare Zupa e di trovare anche la presenza di Cirillo sul rilancio, attenzione ad Alushai, Minucci copre anche se Alushai con un guizzo fa solo il pallone. Poi finisce a terra e c'è il fallo. Alushai batte subito verso Lovari. Lovari ancora col destro, mette in mezzo la porta vuota. Poi baci spallo e poi un altro tiro. Incredibile, Maddaloni qui allontana. Doppia chance, ancora Bacis. Prima l'occasione l'ha avuta Edoardo Capecchi davanti alla porta, che è sfuggito di poco, poi è arrivato Bacis, palo, poi la mischia proseguita, comunque si è salvata la porta di Massini, sempre nata l'azione da Lusciai e anche da Lovari. Va Lovari, palla dentro, colpo di testa, ancora fuori, ancora Idara Lusciai che è andato a colpire al quinto minuto di questo secondo tempo, dopo che aveva segnato il gol del 2-0 in occasione del primo tempo. Intercetta Gallovini, ma c'è Scotti e non è riuscito a servire Fabri a destra, è subito ripartito Bidini all'usciai, bravo Maddaloni, poi recupero anche di Murru e se ne va Lorenzo Fabri che prova ad andare, ancora lui Fabri, vediamo se c'è la rimessa, no, indicazione dalla panchina di Andrea Benghini per l'Olmo Ponte. Alushai cerca la sponda di dietro verso Capecchi. Lovari, morbido con il lancio tentato da Gallovini. Il passaggio di Grilli. Minucci,
penso dopo i primi 4 minuti in cui l'Uomo Ponte insomma aveva cercato di attaccare con continuità, adesso ha ripreso l'Academy un po' il comando delle operazioni. Capicchi, molto bravo Tommaso Minucci qui nel chiudere. Rimessa comunque in attacco, sta arrivando Federico Macciugna alla battuta. Bacis, qua tentativo di Macciugna, ha messo fuori Fabbri, quindi rimessa. Poi parte un cross direttamente sull'esterno della rete. Broccatelli, anzi scusate, Minucci, poi Maddaluni, in avanti Burru, Fabbri, Burru, Zupa. Maddaloni, gran palla in avanti, attenzione, Fabbri che la mette dietro, ancora Fabbri conclude, salvataggio e palla in rete, ha segnato Lorenzo Fabbri per il vantaggio dell'Olmo Ponte in questo secondo tempo, gran palla per lui e poi pallone che è finito dentro dopo che la palla era tornata sul capitano dell'Olmo Ponte, che dunque passa in vantaggio in questo secondo tempo, 1-0. Dai! Questa è stata l'apertura da quella parte, in questo secondo tempo gioca più avanzato a destra e sta trovando dei buoni spazi, mentre c'è un fallo su Lovari da parte di Zupa. Occhio! Occhio! Recupero di Scotto. Poi all'indietro Cirillo. Dai, avanza, è stato un tentativo di salvataggio sulla conclusione di Lorenzo Fabbri, mentre ora Scotti con l'aiuto di Zupa, Scotti ancora, Bacis, finiscono giù, si rialza Bacis, cercato Capecchi, Maddaloni. Fa scudo Gallorini, lo scambio. Vai Franci! Ancora Gallorini. Gallorini prova ad andare fino in fondo con Grilli che aveva chiuso bene prima, adesso prova a farlo di nuovo. Bravo, ce la fa. Vai! Bidini al volo, Lovari mette giù. In avanti Mulinacci, che era stato lui a tentare di salvare prima una palla per Alushai, Alushai conclusione e la palla è fuori in diagonale, ma c'era forse un intervento precedente, probabilmente c'era stato un'irregolarità prima, occasione comunque potenziale per Alushai, infatti è calcio di punizione quando siamo alla metà del secondo tempo con l'Olmo Ponte che è in vantaggio 1-0. Stavamo ricordando come Matteo Mulinacci aveva cercato il salvataggio prima in occasione del gol di Fabbri, è stato anche un po' sfortunato il giocatore dell'Academy. Si può ripartire. Scotti, Lovari, ora Lovari cerca il tiro a deviazione, la presa di Massini. Grilli, buono Zupa, ottima sponda verso Scotti. Fabbri, ancora Lorenzo Fabbri che prova ad andare, riesce ad andare via Capecchi, poi parte il cross, Zupa era girato, allontanato Gallorini. Poi Lovari sguscia, serve all'usciaio, vediamo se parte nello scatto, ma ancora allunga la falcata Minucci. Ancora di un altro bel salvataggio dopo quello nei primi minuti. Fede Costi, guarda lì, indietro giù.
rimessa per Mulinacci, Lovaghi. Mulinacci, ancora Lovaghi dopo lo scambio con Mulinacci, Lovaghi tra tre, perde palla, si inserisce Cirillo, Scotti, servito a Lusciai, ancora Lusciai, si allunga la palla, Cirillo, ha tentato Grilli di riprenderla, poi arriva Bacis, solito gioco di gambe, Lovaghi, prova la serpentina, ancora Lovaghi, apre per Lusciai, ancora Lusciai, il traversone, secondo palo, a porta vuota, c'è il gol. Il gol di Capecchi, Edoardo Capecchi trova l'1-1 e ancora una volta però molto bravi sia Lovaghi sia Bacis prima e adesso Lusciai che è sempre determinante qui, davvero cross perfetto con Capecchi che aveva mancato un gol simile poco fa, adesso lo trova e dunque c'è il gol dell'1-1 in questo secondo tempo con il pareggio della Rizzo Academy. Grilli, Maddaloni, poi Lovaghi, ancora Lusciai, ancora sguscia via proprio Capecchi, Lusciai resiste, poi solo, c'è Capecchi comunque, Lovaghi, ancora Lovaghi, arrivato Zupa alle sue spalle, Scotti fa cambiare verso Fabbri, controllo di Fabbri, bene per Zupa, ancora Zupa, c'è Cirillo, l'ha visto, ma Cirillo. Cirillo tra due, ancora dietro, tentativo di cross di Grilli, un po' arretrato, Capecchi riesce a dare a Lovaghi, prova a superare Maddaloni, Lovaghi verso Lusciai, minuto ancora, ottima copertura, poi portiere Massini con una carambola, palla sul fondo. Grilli, c'è la pressione dell'Academy, ancora Grilli, lo stacco di Mulinacci, poi Maddaloni in qualche modo prova a cambiare verso Fabbri, è un ottimo pallone, Fabbri prova ad andare via, in questo caso a Maccioni, Fabbri da terra, ancora Fabbri insiste, Broccatelli, Burro, lotta molto lì davanti a Lusciai, ancora Scotti, dopo lo scambio con Fabbri, di nuovo Lovaghi, Lusciai già davanti, ecco la destra anche il movimento di Gallovini. Gallovini va a puntare, bravo Grilli. Vai Franci! Buon recupero ancora di Matteo Mulinacci per l'Academy, Lovaghi parte via, Lovaghi conclude a scendere, la palla che va alta di pochissimo, davvero di un soffio, ha mancato il gran gol Lorenzo Lovaghi. A 5 minuti dalla fine del primo tempo, del secondo tempo, pardon. Primo tempo 2-0 per l'Academy, 1-1 per il momento in questa ripresa. Bidini. Lovaghi dopo lo scambio in mezzo con Broccatelli. Capecchi. Maccioni. In palla addosso a Scotti, una pallonata, speriamo che non sia niente di che, comunque sono un po' di dolore, pallonata ravvicinata per Scotti, al 16° minuto. Col gioco che riprende a breve. Bravo Guido! Si riparte dal portiere Cucuini.
Piccioni. Poi cerca di andare Capecchi, se ne va via molto bene, Capecchi, attenzione. Capecchi cercava dentro il solito Lusciai, ancora Capecchi, altro tiro, di testa Minucci a chiudere, poi Maddaloni allunga, Mulinacci, Broccatelli al volo, cercava Gallorini. Sarà rimessa ancora per l'Academy. Mulinacci. Gallorini resiste sull'attacco di Cirillo. Bidini in verticale, Lovari si inserisce nella traiettoria, poi cerca ancora Lusciai che prova ad andare via Minucci, molto bravo ancora, c'è però Capecchi a Lusciai, Maddaloni, fallo laterale. Capecchi direttamente fuori, c'è un giocatore a terra, questa volta è Maddaloni, deve arrivare anche l'allenatore adesso a sincerarsi delle sue condizioni. Momento di pausa, vediamo Maddaloni che si rialza, Niccolò Maddaloni, vediamo se riesce a proseguire, se c'è bisogno della sostituzione, se probabilmente c'è bisogno della sostituzione. Ovviamente del pubblico per lui. Si riparte. E qui corto passaggio di Grilli, poi all'Usciai, Minucci ancora. Dai, su! Stato in campo Mattia Miacci. Non può intervenire Zuppa, manca un minuto alla conclusione anche di questo secondo tempo, dove siamo sull'1-1. Lovari, ancora un'ottima giocata nello stretto, poi va a servire, cercava di servire Gallorini, no. Grilli, poi manca Minucci, ma c'è comunque in seconda battuta portiere Massini, Grilli, Minucci, la manda fuori. C'era un momento di pressione, si deve ripetere la rimessa laterale con Mulinacci. Cerca ancora Lusciai, il pallonetto Minucci, ancora il tocco di Cirillo, Capecchi, Capecchi apre ancora Gallorini, ancora Gallorini, va via bene, passa tra due, Lovari conclude, intercettato prima che il pallone arrivasse nel piede della porta, ancora Lovari, Zuppa però prova a intercettare e ripartire. Vediamo se riesce la partenza la Miacci, poi recupero però di Gallorini, una fiondata in avanti che favorisce Lusciai, ancora Lusciai, Gallorini, lo manda dall'altra parte dove Capecchi trova il 2-1 proprio alla conclusione di questo secondo tempo, la doppietta di Capecchi e dunque l'Arezzo Academy trova il gol del 2-1 proprio allo scadere di tempo. Finisce qua, quindi anche questo secondo tempo se lo aggiudica l'Arezzo Academy 2-1 con i gol prima in apertura per Olmo Ponte di Fabbri, poi la rimonta dell'Academy con la doppietta di Capecchi. Ci risentiamo tra poco per la terza e ultima frazione. E siamo dunque al momento del terzo tempo tra Olmo Ponte e l'Arezzo Football Academy con l'inizio, due tempi e si è aggiudicato 2-0 e 2-1 proprio l'Academy. Vediamo come andrà in questo terzo tempo
è entrato tra i pali Andrini dell'Academy, nell'Olmo Ponte è rimasto Massini. Academy che ha riuscito a rimontare il risultato proprio in chiusura di secondo tempo. Qui messa. Con la battuta di Macciuni. Poi cerca ancora Lusciai, c'è cioè in vantaggio Minucci, Grilli. Non è intercettato con Matteo Fabbri, trovato in campo in questo secondo tempo per l'Olmo Ponte. È rimasto invece Lorenzo Fabbri che va a cambiare verso la posizione dove si trovava, credo, Meacci, che non è riuscito però a intervenire. Esatto, era proprio Mattia Meacci, rimessa comunque per l'Olmo Ponte. Ancora una deviazione, quindi un'altra rimessa ancora per Murro. Prova ad andare in Zuppa. Intercetta Broccatelli, ancora Lovari. Sempre la trama con Gallovini. Gallovini che prova ad andare via Grilli. Gallovini va via di forza, ancora Gallovini mette in mezzo. Viene salvata dal solito Minucci. Poi qui forse una spinta di Meacce, così calcio di punizione. Da terra Broccatelli, ci sarà calcio di punizione per l'Academy. Vediamo Lovari si andrà a cercare la battuta diretta. Sono due giocatori in barriera dell'Olmo Ponte. Lovari, vediamo dove andrà con la sua battuta, dopo questo scambio con Alushai che è venuto a suggerirgli qualcosa. Lovari forse andrà in mezzo a cercare qualche deviazione, cerca invece la porta con palla che la scavalca. Ancora Lovari, intercetta Lovari. Poi Gallovini, si deve ripartire dal retropassaggio di Maccioni per il portiere Andreini. Pressione davanti lì all'area di rigore, in questo caso con una situazione che poteva essere pericolosa, mentre è già partito Bacis. Bacis fa tutto bene, Bacis sinistro e gran gol di Bacis. Manuel Bacis dà il vantaggio all'Academy anche in questo terzo tempo. Grande serpentina la sua. E dunque, anche questo davvero un bel gol per Manuel Bacis. Qui tentava di passare Meacci. La rimessa che viene battuta da Federico Maccioni. Lovari. Anticipo di Fabbri. Poi cerca Broccatelli, la palla ancora verso Bacis, sul quale in chiusura c'è Murro. Bacis mette il cross all'Usciai e la presa sicura di Massini. Minucci. Ancora Lovari che si inserisce. Gallovini cerca dentro Maccioni, poi recupero Zuppa. Palla fuori. Dunque,
questo risultato, insomma, chiaramente la vittoria nel compresso dei tempi, al di là degli shootout, andrebbe chiaramente all'Academy. Burru arriva ancora Bacis, poi all'Usciai, palla di ritorno ancora per Bacis che guarda in mezzo, dall'altra parte c'è Gallurini, salva tutto Grilli. Ballo pari dalla bandierina. Prova qui il tentativo Broccatelli, Lovari, secondo palo Bidini, ancora provato a schiacciare dopo il gol di testa che aveva fatto nel primo tempo, pallone fuori. Lorenzo Fabbri, pallone verso Zuppa. Ancora cerca il 9 dell'Olmo Ponte di trovare spazio, trova la rimessa laterale. Con Murru. Cambio verso Grilli da parte di Zuppa, non è passato. Poi cerca ancora Bacis, scambia con all'Usciai, arriva Lovari, azione ancora avvolgente, Lovari smarca completamente Gallurini, Gallurini destro di Gallurini in diagonale, e anche questo bellissimo, va dentro, è 2-0 Gallurini. Gallurini 2-0, questo è il sesto gol di questa giornata segnato dalla Arezzo Football Academy. Nel primo tempo avevano segnato Bidini dall'Usciai, nel secondo la doppietta di Capecchi, adesso nel terzo tempo 2-0 dopo 7 minuti per l'Academy con i gol di Bacis e Gallurini, ancora sull'assist di Lovari che sta toccando ancora il pallone, ancora lui. Gallurini all'indietro verso Maccioni che però permette a Zuppa di ricominciare, ma Bidini è bravo in chiusura, cioè però il recupero, anche se solo momentaneo per l'Olmo Ponte, anche se si ripartirà con la rimessa che comunque sarà per l'Academy. Buon palleggio qui e pallonetto di Broccatelli, lo va dentro, stavolta presa di Massini. Accetta Lovari, Bacis cerca qui un tiro, un assist comunque intercettato da Tommaso Minucci che trova Neacci, recupero di Maccioni, poi Lovari, sarebbe ancora bene a Fabbri, Bacis, Bacis prova la serpentina un'altra volta, però c'è Matteo Fabbri che chiude, aggira Bacis che ritorna però in pressione, Lovari, Zuppa fermato da Bidini, in avanti il tentativo di Rovitini, poi attenzione che in mezzo c'è l'Usciai che spalla la porta, ancora l'Usciai, Zuppa era salito da dietro proprio Rovitini che ha fatto tutta la fascia bene mettendo il pallone dentro poco fa, Bidini per la rimessa laterale. Attenzione qui alla pressione di Meacci davanti alla porta dell'Academy che comunque è uscita bene. Gallurini all'indietro verso Maccioni, sembra corto, Zuppa ha intervenuto, poi Meacci, Rovitini deve difendere su Matteo Fabbri che ritorna molto bene, recupera palla, ecco il pallone verso Cirillo, Cirillo conclusione a scendere, buona la conclusione di Giovanni Cirillo. Anche le regole.
siamo al decimo minuto, quindi siamo a metà di questo terzo tempo. È uscito Lovaghi, sicuramente grande protagonista, come anche altri suoi compagni, Lusciai, Minucci, ottima copertura anche qui. Massini, Grilli. Grilli cerca il controllo di Zupa, poi eccolo Bacis dentro Lusciai, tutto solo Lusciai, traversa, ma c'era la posizione non buona. Recupera palla Gallovini, si lamenta Grilli. Cercava qui il pallone davanti Gallovini, è entrato in campo Maddaloni, superato dunque il momento che l'aveva portato a uscire. Capecchia aveva dato palla al solito Lusciai. Palla che è uscita ormai al dodicesimo minuto. Grilli, Scotti, tornato dentro Bacis, fermato Scotti. Lorenzo Fabbri per Matteo Fabbri, che prova ad andare, tutto buono, non c'è fallo. Zupa, vediamo se riesce a girarsi. Ancora Zupa, ecco Maddaloni, controllo, lo slalom, azione prolungata, parte il tiro, deviazione, e poi Zupa sfugge il pallone, attenzione a Scotti, e la palla che non vuole entrare per Olmo Ponte. Azione prolungata con la palla che ha avuto Scotti per ridurre le distanze in questo terzo tempo. Lusciai, che bellissima palla ancora per Bacis, che può andare quasi solo. Bacis in diagonale, e sono 3-0, doppietta di Bacis in questo terzo tempo. Siamo al tredicesimo della ripresa. Bacis porta 3 il gol dell'Arezzo Academy in questo terzo tempo. Diventano 7 i gol in totale realizzati dall'Academy, contro l'unico gol del Olmo Ponte che abbiamo visto, quello realizzato da Lorenzo Fabbri all'inizio del secondo tempo. Cirillo, buon break, poi Matteo Fabbri, Broccatelli, deviazione di Scotti. Rimessa laterale con la battuta di Mulinacci. Mulinacci che scambia con Broccatelli, che ancora va a trovare Lusciai, che va al tiro, gran tiro, e palla fuori di pochissimo, davvero pochissimo, sul tiro di Lusciai al quattordicesimo. Ancora Lusciai, che è bravo a rubare un altro pallone e poi a crossarlo. Bacis è scavalcato, prova a difendere, lo fa bene qui Matteo Fabbri. Buona anche la triangolazione con Lorenzo. Zupa, c'è fallo su Broccatelli. E allora punizione per l'Accademia, circa 5 minuti dalla fine di questo incontro che sta vincendo nettamente Arezzo Football Academy. A terra ancora Pietro Broccatelli.
tornato in campo Lovari per battere il calcio di punizione. Sedicesimo, batte Lovari, c'è una deviazione, presa però di Massini. Grilli, Minucci, ancora Grilli. Zuppa si è rialzato, intervento di Broccatelli, poi se ne va via molto bene slalom Gallorini, grande salita di Gallorini, cercava probabilmente Capecchi, chiusura di Scotti, ripartenza dell'Olmo Ponte con Zuppa. Si ricomincia con Lorenzo Fabbri, poi Scotti, rimpallo, favorito Baci, se lo va a scendere, palla larga. Al 17esimo, con 3 minuti ancora da giocare. Tornato in porta, anzi per la verità adesso nell'Olmo Ponte è tornato Davide Neri tra i pali. Ora c'è Capecchi, Lovari, Gallorini, alto, sopra la porta di Neri. Pronto il portiere dell'Olmo Ponte a ridare a Minucci, poi Grilli, Scotti, con recupero però con Gallorini che prova a partire. Davanti c'è Scotti, poi Minucci, Grilli, altro fallo laterale, che sarà per l'Olmo Ponte, qui guadagnato da Grilli, lo va a battere, lo scambio con Cirillo, di nuovo Grilli, e qui Capecchi stava per intercettare, ha chiamato palla Neri. Scotti, Minucci, non intercetta Bacis, e allora prova Lorenzo Fabbri a salire. Lovari. Rovetini. Poi il pallone verso Gallorini, arrivato da Bidini. Intercetta Maddaloni. La rimessa da parte di Grilli con Zuppa che lotta con Broccatelli. Lovari prova ad andarsene ancora, fa tutto da solo, va via in velocità Grilli. Lovari poi ruba palla a Minucci, Lovari dal fondo, il cross, Bacis non riesce a intervenire dalla parte opposta. Rovetini, poi Bidini, ottima salita di Bidini, anche se rischia su Scotti. Recupero di Lorenzo Fabbri. Matteo Fabbri, Scotti, Cirillo, ecco il lancio per Zuppa, vediamo se c'è questo varco. Zuppa prova il tiro dalla distanza, e la palla è fuori. Buona questa intuizione comunque di Federico Zuppa di magari trovare il gol nel finale, con ormai il 20esimo che sta per scoccare. Lovari va a lanciare dall'altra parte Bacis. Bacis e Lorenzo Fabbri, Bacis, e sono 4 in questo secondo tempo, ed è anche la tripletta personale di Bacis. Finisce dunque con tanti gol quest'oggi per l'Arezzo Academy, adesso portato in braccio
Manuel Bacis, allora, ultimo tempo che è finito 4-0 per l'Academy con la tripletta di Bacis, poi ha segnato Gallurini in mezzo, il primo tempo era finito 2-0 per l'Academy con i gol di Bidini e Alushai, il secondo tempo ha segnato per Olmo Pontefabbri, poi la rimonta dell'Academy con Capecchi, Academy che dunque in totale ha segnato 8 gol, subendone uno con 3 vittorie per ogni tempo. È tutto qui dai campi dell'Olmo Ponte, ai prossimi appuntamenti con il calcio giovanile su Arezzo TV. Thank you.